Cari amici, oggi durante la celebrazione eucaristica ho letto questa lettura, l'ho commentata, ma non avevo la possibilità di registrare. Però non volevo lasciarla perdere perché mi sembra che ci sia un bel insegnamento. Allora lo riprendo qui nel mio studio. Memore di quello che diceva il grande maestro di Sapienza Cristiana, il Cardinal Carlo Maria Martini, che diceva che quando leggiamo la parola di Dio dobbiamo attualizzarla nella nostra vita, cioè come la si può capire e vivere, ma fare anche il cammino a rovescio. Quando magari viviamo alcuni episodi della nostra vita, essere capaci di andare a cercare se c'è nella parola di Dio un suggerimento per viverla bene. È quello che mi è capitato proprio celebrando oggi, perché io ho in cuore l'abbandono che è proprio una frana da parte delle nostre famiglie della frequenza alla Santa Messa. È un tema che io ho già sottolineato più volte perché mi sta proprio a cuore. Perché quando uno non va più a messa, abbiamo un bel dire, scuse, motivazioni, la pandemia, e che si può amare il prossimo, abbiamo un bel dire. Ma se uno non va più a messa, perde la linfa che gli deriva direttamente dal sangue di Cristo e si esaurisce e si perde, muore, è come il tralcio staccato dalla vita, muore. Mi pare che non molte famiglie l'abbiano avvertito, vedendo come saltano ormai abitualmente, ma dico le nostre famiglie, i miei non vanno più, i figli, ma anche i genitori ormai. E mi dicevo, cosa si può fare? Cosa si può fare per fare riscoprire questa realtà? Bisogna trovare un'altra strada dal passato. Il passato era l'invito dei genitori, andiamo a messa, è Natale, Pasqua, va a confessare. Oggi questo non tiene più. Oggi la gente, giovani, ma anche adulti giovani, 40-50 anni, e purtroppo anche gente più anziana, non va più perché non rientra più, basta. Io, ascoltando la lettura di oggi, la prima lettera di San Giovanni Apostolo, dice quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo toccato con le nostre mani del verbo della vita, bene, perché il verbo della vita si è manifestato e noi abbiamo fatto esperienza di lui, questo noi lo annunciamo a voi, perché anche voi siate in comunione di vita con noi. Ecco, io riflettevo su questo e dicevo, o noi arriviamo a fare questa esperienza e poi dopo a trasmetterla agli altri, altrimenti qualsiasi scuola di catechismo, qualsiasi scuola della Bibbia, qualsiasi rimprovero, qualsiasi sollecitazione sarà destinata al fallimento. Perché uno deve toccare, deve incontrare, deve fare esperienza di Gesù. Ora io lo chiedo a Gesù per me e per voi, ma come farlo a tradurlo agli altri? Che non sia una raccomandazione, ma che sia un'esperienza. Beh, intanto io dico che se noi lo viviamo,
se noi siamo veramente innamorati di Gesù, se noi abbiamo fatto l'esperienza di Gesù, è come prendere un nucleo di uranio radioattivo e metterlo al centro di un locale. Non lascia odore, non fa luce, non fa niente, ma zitto, zitto, quello irradia e contamina tutti con la sua radioattività. Così dovremmo essere noi, essere radioattivi di Gesù e zitti, zitti, in mezzo alle nostre case, contaminare gli altri. Il problema è come possiamo diventare noi radioattivi. E qui lasciatemelo dire, cari amici, che siamo indietro, 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 indietro. L'unica, a mio parere, realtà che ci rende radioattivi, spero che nessuno si offenda, prima ancora che la parola di Dio, è l'Eucaristia. Perché la parola di Dio, ammesso che noi siamo capaci di coglierla bene e di comunicarla, sì, può anche convincere, ma è l'Eucaristia che trascina. E allora voglio concludere questo breve spunto, cari amici, suggerendovi, reimpariamo ad andare all'adorazione eucaristica. Io so che in diverse delle vostre chiese, delle nostre chiese, c'è un po' di adorazione eucaristica in certi periodi dell'anno, Quaresima, Avvento. Io nella mia parrocchia, piccolina, malmessa, è da 4 anni che faccio un'ora di adorazione ogni domenica pomeriggio. L'ho fatta anche a Natale, era domenica. Ero convinto che non venisse proprio nessuno, ma ho detto, se la gente non viene io la capisco anche, perché saranno coi parenti, saranno fuori, non importa, io non ho famiglia, la mia famiglia è Gesù, io posso andare e allora ho preparato per l'adorazione eucaristica, per la benedizione eucaristica in chiesa. Assieme a me c'erano 4 persone, una coppia della mia parrocchia, una coppia di fuori paese, della mia parrocchia precedente. Ho detto, Gesù, è così, va bene, noi mettiamo te al centro e mettiamo al tuo sole, cari amici. Non riusciremo più a invertire questo stato di abbandono, di franamento totale, se non metteremo al centro della vita della Chiesa e della sua missione, come diceva un bel titolo di un congresso eucaristico di un po' di anni fa, l'Eucaristia, al centro della vita della Chiesa e della sua missione, l'Eucaristia. Cari amici, andiamo, andiamo, andiamo ad adorare Gesù. Una volta i nostri vecchi facevano anche la visita al Santissimo Sacramento. Oggi chi la fa? Io non ne conosco. E prego anche per i sacerdoti, perché la facciano anche loro, perché adorino anche loro l'Eucaristia, se la vedranno loro. E anche le suore, eh? E anche i laici e le laiche, laiche consacrati nel mondo, che se la vedano con la loro coscienza. Io non voglio giudicare nessuno, io voglio solamente dire a tutti, e lo voglio dire, che senza l'adorazione a Gesù realmente presente nell'Eucaristia, nel tabernacolo, questa emorragia continuerà e non si fermerà. E per ricominciare da capo, cari amici, occorrono poi anni e anni e anni. Se poi davanti a Gesù
E bisogna stare lì, l'adorazione è un'ora. E stare lì, non si può mica andare 10 minuti, un quarto d'ora, quella sarà la visita. Chissà perché, chissà perché. Diamo tanto tempo a tutto, a tutto, a tutto. Ci vogliono ore per tutto, anche per andare al supermercato a fare la spesa. Ci vogliono ore per andare al lavoro tutti i giorni. Ci vogliono ore a preparare tutto nella vita. Si tira sul prezzo solo con Gesù. Certo, anche con la parola di Dio, ma la parola di Dio o lo Spirito Santo la fa rivivere dentro di noi, se no è un libro. L'Eucaristia no. L'Eucaristia è una presenza. Anche se io vado lì e mi distraggo e penso ad altre cose, non ha importanza. Io sono lì. Io lo guardo e lui mi guarda. Allora diventerò radioattivo. Rientrerò nel mio ambiente di vita e zitto, zitto, contaminerò tutti, perché io ormai sarò radioattivo di Gesù. Ciao amici.